Questa è la serie B-Win. Amici ed amiche del Grande Calcio in Ascolto, buon pomeriggio e benvenuti da parte di Mario Castelli allo stadio Libero Liberati di Terni. Siamo alla 20ª giornata di Serie B-Win, mancano 180 minuti al giro di boa della stagione. Mazzo di fiori che è in memoria del giovane Alessio Durazzi, un giovane portiere quindicenne, grande tifoso della Ternana, morto nella giornata di venerdì per infarto. Comincia qui il derby Ternana-Ascoli. Morosini cerca il taglio di Fetsesin, che appoggia ancora sulla destra per Scalise, il cross in mezzo per Zaza, traversa, la palla è lì e poi incredibile, non ci arriva, non riesce a deviare verso la porta Pasqualini. Che occasione per l'Ascoli, la traversa di Zaza di testa da due passi. Arriva un tiro dalla distanza e si salvaguarda. Battuta la punizione, la palla in mezzo è bassa e c'è la traversa anche della Ternana, colpita da Brosco, la palla che poi finisce in calcio d'angolo, ma si pareggia il conto dei legni. Attenzione alla Ternana in avanti, non è da solo davanti al portiere, non è il tocco sotto e la Ternana in vantaggio al 35esimo minuto con la rete, la quarta stagionale di Raffaele Nolè, che segna nella partita più importante, il sentitissimo derby contro l'Ascoli. Va anche sotto la curva a deporre la maglietta, a omaggiare la memoria del giovane Alessio Durazzi. Comincia la ripresa, fischia il signor Pasqua. Adesso in attacco la Ternana, in avanti con Fazio, la palla in mezzo per Alfaheme, che si divora un gol quasi fatto, da solo davanti a Guarna, col piattone, spedisce largo alla destra del portiere Ascolano. Miglietta si caccia un po' in un vicolo cieco, infatti poi perde il pallone, può ripartire l'Ascoli con Fossati. Attenzione perché Fossati ha spazio davanti a sé, prova il tiro, palla che finisce larga alla destra di Brignoli, con il portiere della Ternana che sembrava aver letto la traiettoria. In mezzo di Loviso, la palla è lì, attenzione Zaza, da solo davanti al portiere Zaza, e arriva il pareggio dell'Ascoli al decimo della ripresa, firmato proprio dal bomber della squadra marchigiana Simone Zaza, alla nona rete stagionale in 18 partite, una media perfetta di un gol ogni due gare. Il corner battuto lungo su Brignoli, che riesce comunque a smanacciare per togliere la palla dalla disponibilità di Peccarisi. Già ripreso il gioco intanto con Scalise dalla fascia destra, il cross in mezzo, attenzione, la palla dentro e c'è l'autogol, è in vantaggio l'Ascoli al 15esimo della ripresa. Ma attenzione dall'altra parte, c'è già Vitale, due volte di testa davanti al portiere e si divora un altro gol a Ternana. Lancio lungo di Faisca, prova Fetsesin a portarsi avanti il pallone, attenzione Fetsesin, il tiro, para di piede Brignoli e arriva il fischio finale, l'Ascoli espugna il Liberati di Terni, vince per 1-2 e porta a casa questo sentitissimo derby contro i rossoverdi.